Lino Conti, presidente Coldiretti Fondi, la scelta del MOF è significativa per un'iniziativa del genere? La scelta del MOF è significativa per questa iniziativa, proprio dal MOF di Fondi, il mercato più grande d'Italia, vogliamo lanciare un messaggio di tranquillità al consumatore italiano. In questi giorni si sta facendo tantissima disinformazione, si sta dicendo spesso può essere quel prodotto, può essere quell'altro la causa della contaminazione per quanto riguarda gli Escherichia coli. E ogni volta che si dice probabilmente le nostre aziende agricole sono a pagare le conseguenze, perché il consumatore disinformato, non avendo certezze e garanzia sull'origine dei prodotti, non compra neanche il prodotto italiano. Abbiamo le nostre aziende piene di prodotti invendute, le nostre cooperative piene di prodotti, i nostri magazzini qui al mercato pieni di prodotti invendute, cosa che non è mai successo nel mese di giugno. I danni sono danni elevatissimi, qualcuno dovrà pagare. Oggi il ministro italiano, su sollecitazione della Coldiretti, chiederà all'Unione Europea un risarcimento danni per i danni ingiustamente subiti dagli agricoltori italiani. Siamo con il direttore della Coldiretti, Saverio Viola. Un'iniziativa molto particolare qui al MOF questa mattina, perché? Ma noi siamo qua per innanzitutto per richiamare l'attenzione su questo dramma che sta vivendo l'agricoltura italiana per colpa di una cattiva informazione, perché facendo terrorismo psicologico, inventandosi una volta i cetrioli come fattori portatori di questo batterio, poi le insalate, poi i germogli di soia, adesso non si capisce manco che cosa sia da parte della Germania, è evidente che il consumatore è terrorizzato. Noi siamo solidali con i consumatori perché non hanno nessuna difesa dal punto di vista della garanzia. Noi abbiamo da 11 anni abbiamo chiesto e ottenuto la legge sulle etichettature obbligatorie, esiste questa legge, però purtroppo per mancanza dei controlli un prodotto su quattro spacciato per Made in Italy è effettivamente Made in Italy. Daniela Santori, presidente Coldiretti Latina, i consumatori possono stare tranquilli? Sicuramente possono stare tranquilli perché diciamo questa psicosi che si è creata è priva di qualsiasi tipo di fondamento. Innanzitutto consumando il prodotto nazionale non c'è nessun pericolo, perché insomma, voglio dire, il problema non c'è sul nostro territorio nazionale, il problema è in una piccola zona della Germania, probabilmente è avvenuta una contaminazione di qualcosa che ancora non si è capito che cos'è, quindi potrebbe non essere assolutamente nemmeno un ortaggio, ed è lì localizzato il problema. Le persone che hanno avuto problemi hanno avuto a che fare con quel territorio, quindi non si spiega perché non bloccare il consumo di ortaggi freschi e crudi, che tra l'altro sono ortaggi di stagione, di questo periodo, ricchi di vitamine e di elementi nutritivi fondamentali.